cari amici, benvenuti in questo video dedicato a Camp Buddy. Se vi ricordate, l'ultima volta abbiamo scoperto che il capo fondatore di questo Camp Buddy ha avuto qualche problema con Yoshinori, con lo Scoutmaster, perché ha portato i ragazzi fuori senza autorizzazione. E a quanto pare è successo anche qualcosa di strano l'anno scorso qui nel Camp Buddy, chissà di che cosa si tratta. Per quanto riguarda le interazioni fra ragazzi, oltre al fatto che Hiro è sempre più innamorato di noi, sappiamo anche che Taiga e i suoi due amichetti continuano a odiarci e non abbiamo idea del perché. Inoltre Yuri ci ha regalato un diario in cui Keitaro annota tutto quello di bello che gli succede durante il giorno, e adesso ci siamo appena resi conto che è già sera e abbiamo passato tutto il pomeriggio a scrivere. Cosa? È già sera? Non me ne ero nemmeno accorto. Ehi Keitaro, hai finito finalmente di scrivere? Eh sì, sono andato fuori a prendermi qualche snack perché mi stavo annoiando qui ad aspettarti. Oh scusa, mi stavi aspettando per me, mi dispiace. Ho provato a rivolgerti la parola, ma eri talmente concentrato su quello che stavi facendo che non te ne sei nemmeno accorto. Oh, ma davvero, scusa tanto. Ma no, non fa niente, Keitaro, perlomeno adesso hai finito. Allora, sei riuscito a finire di scrivere, Keitaro? Ci hai messo veramente un bel po' di tempo. Ah, sì, ho finito. Ma cosa c'hai addosso, Natsumi? Ah, questa è la mia collezione di spilline. Le stavo mostrando a Hiro poco fa. Ma veramente te ne sei accorto soltanto adesso, Keitaro? Guarda che ce l'ha addosso dal momento in cui siamo arrivati qui. A proposito, Keitaro, non ci crederai mai a quante di queste spilline ha guadagnato. Ne ha tipo più di un centinaio. Ne ho 140, a dire la verità. Me ne mancano solo 5 per completare la collezione. Wow, sono veramente tante, Natsumi. Infatti non mi ci stanno neanche più in questa fascia. Dovrei trovarne una un pochino più grande. E come le hai prese tutte quelle spille? La maggior parte durante le nostre attività, perché lo Scoutmaster ci osserva mentre le facciamo e poi ci premia eventualmente. Ecco perché mi piace collezionare tutte queste spilline, perché sono la prova del mio impegno qui al Camp Buddy. Ma è fantastico, Natsumi. Lo pensi davvero, Keitaro? Ma sì, certo, Yoshi deve essere così orgoglioso di te. Ecco perché ti lascia sempre essere il capo. A dire la verità, è un'opzione collezionare queste cose, non è proprio obbligatorio. Però lo Scoutmaster ci incoraggia sempre a cercare di collezionarle. Dice che ci fanno bene al morale. Purtroppo però non sono in molti a prendere seriamente questa collezione. Vorresti dire che sei l'unico che li colleziona? No, certo che no. C'è anche Hunter che le colleziona e penso anche altre persone. Se mi ricordo bene, Hunter ne ha presi un paio. Quello del topo di biblioteca e quello della persona che si comporta bene. Sì, sembra proprio Hunter. Hunter. Ce li hai anche tu quei due badge, Natsumi? Sì, a volte non devi per forza fare una certa cosa specifica per ottenere le spilline, semplicemente se hai un certo tipo di comportamento ti verranno date. Dai, voglio cominciare a collezionarle pure io, sembra divertente. Ma stai scherzando, sono semplicemente degli oggettini inutili attaccati sui nostri vestiti. Ma che problemi hai, uomo lupo, adesso? Vi sto semplicemente dicendo la verità, quelle spilline del cavolo non servono a niente. Dai, non essere così negativo, Yoichi. Sono dei piccoli trofei che rappresentano il tuo lavoro. Non è bello vedere quanti trofei puoi riuscire a accumulare? Ah, che spreco di tempo, guarda. E poi, conoscendo com'è il budget qui a Camp Buddy, considera che gli ha fatti lo Scoutmaster in persona. È veramente carino da parte sua, non pensi? No, non frega niente, guarda. Non ci provare nemmeno a collezionare quella roba, Keitaro, è una perdita di tempo. È soltanto un modo patetico per farci sentire un po' meglio. Yoichi, dovresti essere perlomeno un pochino grato allo Scoutmaster Yoichi per tutto quello che fa per noi. Non è che stai semplicemente cercando di giustificare il fatto che sei pigro da far schifo, uomo lupo? Stai zitto, testa rossa. Dovrebbero darti la spilla per la persona più noiosa qui dentro. Oh no, sono di nuovo a litigare, devo dire qualche cosa. Non so qual è la risposta che potrebbe andare meglio in questo caso. Potremmo dire che dovresti provare anche tu a collezionarli. Non ne ha bisogno perché sono opzionali. Ti starebbero bene... Oppure lo Scoutmaster dovrebbe fare attenzione anche a quello che fa Yoichi. Proviamo a dire questa. Yoichi sta facendo del suo meglio per essere un bravo scout. Magari però lo Scoutmaster non se n'è ancora accorto. Ma so che Yoichi può essere una brava persona, ecco. Ma che cosa? Ma che stai dicendo? Non ho bisogno che tu provi pietà per me. Stupido essere. Uffa, com'è che riesce sempre a finire per rovinare le nostre conversazioni così? Non prende troppo sul serio le parole di Yoichi, Hiro. Penso che Yoichi piaccia stare qui con noi, ma a volte penso che abbia qualche difficoltà a inserirsi. Non ti preoccupare, Keitaro, adesso ci andrò a parlare. E io che pensavo che tu e Yoichi cominciaste a andare d'accordo. Ma non lo so, è che semplicemente mi fa girare le scatole a volte. Ma non è che ce l'ho con lui, è semplicemente fastidioso. Forse ha qualche problema a esprimersi? Beh, in realtà anch'io, di la verità. In che senso, scusa? No, niente di che, adesso vado in bagno, ciao. Stava quasi per dichiararsi. Questo è strano, mi sta nascondendo qualcosa. Sì, Keitaro, sì, porca miseria a te. Ciao. Oh,
Mi ha colto di sorpresa, Hunter. Scusami, ma non ho potuto fare a meno di sentire la vostra conversazione. Ah, stavi ascoltando? Ma da dove sei sbucato? Ma sono stato qui tutto il tempo, come sempre. Comunque sia, volevo parlarti di una cosa, se non sei troppo impegnato. Ma guarda che ci sta già provando, non sei... Oh, ma come sei carino. Anch'io non vedevo l'ora di parlarti. Sono impegnato, ma non stiamo già parlando? Beh, stiamo già parlando. Oh, sì, sì, hai ragione, scusa. Ma dai, sto scherzando, Hunter. Non essere così in tensione, devi imparare a rilassarti un po'. È che a volte non riesco a dire quello che penso in maniera corretta. E quando mi metto a parlare sembra che le cose diventino strane. Non ti preoccupare, siamo amici. Puoi fidarti di me, puoi essere te stesso con me. A dire la verità, non ho mai pensato che tu fossi una persona strana, sai, Hunter? In effetti volevo parlare anch'io delle spilline prima, ma non sapevo se unirmi alla conversazione o no. Perché... poi tutti quanti hanno cominciato a urlarsi contro. Prova a fare un profondo respiro ogni volta che ti senti un po' in ansia. Ah, tipo adesso? Sì, esatto. Va bene. Hunter, mi volevi parlare di qualche cosa? Sì, volevo farti vedere una cosa. Speravo che tu mi potessi dire cosa ne pensi. Ma certo, Hunter, cosa vuoi farmi vedere? Ho disegnato... Ah, disegna, Hunter. Oh no, Yoichi. Yoichi! Prova a prendermi se ci riesci. Yoichi! Yoichi, smetti, ridammelo. Ok, come vuoi. Volevi, Natsumi, ma che succede? Niente, è molto imbarazzante, Keitaro. Stavo cercando di trattenerlo, ma poi sono stato trascinato via e... è entrato dentro la lavanderia, ha cominciato a guardare il bucato e... Non ha senso quello che stai dicendo, Natsumi, davvero? Credo che Yoichi stia tenendo in mano le mutande di Natsumi. Che aspetti, Natsumi? Sei già senza fiato? Ehi, guardate le sue mutande, ragazzi! Guardate come sono carine, sembrano quelle di uno studente delle elementari. Ci sono anche delle stelline sopra. Molto maturo da parte tua, Yoichi, Ridammele, andiamo! Ehi, chi mi ha preso i vestiti? Non è colpa mia se li ha lasciati tutti in giro. Ma perché ti devi togliere la maglietta ogni volta che vai in bagno poi? Oh, lo sapevo che eri stato tu, uomo lupo. Tieni, tieni questo piuttosto. No! Gli ha lanciato le mutande di Natsumi in faccia. Ma non è possibile. Yoichi! Oh mio Dio, mi dispiace tanto, Hiro. Ma cosa stai facendo? Ti ammazzo! No, vabbè, no, vabbè, ragazzi, no. Ragazzi, cercate di stare un po' tranquilli. Gli Scoutmaster ci possono sentire, ci picchiamo nei guai se ci sentono. Hiro, smetti di lanciare i cuscini, ho appena pulito qui dentro. Ehi, è stato l'uomo lupo a cominciare. Però devo ammettere che Hiro ha un bel fisico. Keitaro, di al tuo amico lupo di darmi i miei vestiti. Yoichi, non prendere le cose di Hiro. Oh, tieni i tuoi vestiti, testa rossa. Non riesco a credere che tu ci sei riuscito. Keitaro, sei bravissimo a fermare i litigi. Mi sono semplicemente un po' impanicato. I tuoi vestiti sono dietro la porta del bagno, stupido testa rossa. Fai schifo, non li hai neanche visti. Beh, magari tu non avresti dovuto prenderli, non credi? Devo ammetterlo, però tutto questo in effetti faceva ridere. Sì, un po' sì. Ok, ok, non c'è mai un momento noioso con questi ragazzi in giro, Sono tutti divertenti a modo loro. Ma mi sembra di star dimenticando qualcosa di importante. Comunque sì, riuscire a passare del tempo con tutti è quello che ho sempre sperato. Che bella nottata che è stata. E così inizia il quinto giorno al Camp Buddy. Buongiorno ragazzi, avete riposato tutti bene oggi? No, testa rossa, stavano usando troppo forte, lo potevo sentire mentre cercavo di dormire. No, no, oggi, dai uomo lupo, non mi rovinare la mattinata così. Oh, siete già tutti in piedi, buongiorno Yuri. Yoshinori purtroppo oggi non ci sarà, quindi ci sarò io al suo posto. Posso chiedere cosa è successo Yuri? No, niente, semplicemente deve svolgere delle importanti cose che riguardano questo campeggio. Mattone a domani. Comunque sì, mi ha chiesto di preparare delle attività per tutti voi. Vorrei che foste tutti pronti entro i prossimi 30 minuti. Quando saremo tutti pronti, andremo tutti a fare delle cose insieme. D'accordo? Sì, signora. Voglio vedervi tutti carini e puliti prima di iniziare la nostra attività di gruppo, d'accordo? Sì, signora. 30 minuti prima che l'attività cominci. È strano però che Yuri abbia improvvisamente preso il posto dello Scoutmaster Yoshi. Mi domando se c'entri qualcosa con la conversazione che ho sentito l'altro giorno. Forse Taiga aveva ragione. No, dai, spero proprio di no. Siete tutti qui? Perfetto. Perché Hunter è l'unico ad avere il cappello mentre gli altri non ce l'hanno? Se per questo è anche l'unico a maniche lunghe, ma vabbè, facciamo finta di nulla. Oggi è un giorno molto speciale, qualcuno sa perché? Oggi è il giorno della natura, Scoutmaster Yuri. Esattamente. E che caspita è il giorno della natura? Ma sarà qualche stupida scusa per fare dell'attività all'aperto. Ma no, l'abbiamo fatta anche l'anno scorso, non te lo ricordi più? Mi sembra di aver letto qualcosa al riguardo. Per mostrare il nostro supporto per questo giorno della natura, dedicheremo le prossime 24 ore a delle attività che siano amichevoli anche per l'ambiente. Per
esempio tenendo pulita la zona oppure ripopolando le foreste. Non è emozionante? No, che scatole, fa schifo, lasciami in pace, ci vediamo dopo, torno a dormire. No, 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 ho chiuso tutte le vostre camere da letto per assicurarmi che voi tutti contribuiste in maniera uguale. Dai, ci sono molte cose da fare qua fuori, usate la vostra immaginazione, ragazzi. Dai, alla fine sembra divertente, dobbiamo piantare qualche seme. Ho già fatto un po' di giardinaggio in vita mia. E io allora mi occuperò di pulire, signora Yuri. Sono abituato a pulire tutto questo campeggio. Benissimo, esattamente quello che volevo sentire, Natsumi e Hiro. Sono felice che voi siete contenti di partecipare a queste attività. Tutto ciò che ha a che vedere con l'amore per la natura sarà incoraggiato in queste attività. Oh, che scatole! Non posso andare ad abbracciare qualche albero o robe così? E tu, Keitaro? Hai pensato a qualche attività interessante? Io vorrei... Vabbè, senti, andiamo a piantare semi con Hiro, d'accordo? Magari aiutiamo Hiro a piantare le piante, eh? Wow. Oh, davvero? Vieni con me? Fantastico, Keitaro! Possiamo fare il nostro giardino qui a Camp Buddy, va bene? No problem! Va benissimo, non c'è niente di meglio che avere dei vegetali freschi. Abbiamo dei semi e abbiamo anche degli attrezzi per il giardinaggio. Vi faccio vedere dove potete trovarli, eh? Tutti gli altri possono cominciare le loro attività. Ok, abbiamo più tempo da passare con il nostro amico Hiro. Ecco qui i semi, Keitaro, sei pronto? Ma certo, è un sacco di tempo che non facciamo qualcosa insieme, solo noi due. Andiamo, andiamo, cominciamo? Oh certo, come sono puccini questi due. Oh, che carini. Ti stai divertendo, Keitaro? Io e te insieme a fare giardinaggio come bei vecchi tempi? Eh sì, in realtà sì, un tempo lo facevamo sempre. Ti ricordi quando passavi da me dopo la scuola e aiutavi me e mia madre? Era sempre così contenta quando ci venivi a trovare. Mi è sempre piaciuto venire a casa tua. Tua mamma è così dolce e gentile. E poi ci portava sempre degli snack. E poi mi dava sempre dei fiori per il giardino. Ma gli sei sempre piaciuto, sai? A proposito di tua mamma, come sta? È malata come sempre. Ma non ti preoccupare, se la sta cavando abbastanza bene. Non riesco a fare a meno di preoccuparmi per lei qualche volta, sapere come sta, insomma. Non ti preoccupare, è una donna molto forte, ce la farà. E poi è stata lei a portarmi qui al Camp Buddy. Ah, ecco come hai fatto a non perderti. Ma nelle sue condizioni non avessi dovuto lasciare che ti accompagnasse qui. Lo so, ma è stata lei a insistere. È un peccato che non possa essere rimasta un po' di più, così potevate rivedervi. Me ne sono appena reso conto, ma se tu sei qui al Camp Buddy, chi si sta prendendo cura di lei? Beh, c'è mio cugino, che è anche un infermiere, che si prenderà cura di lei per un po'. Ah, ho capito. Ma non sarebbe meglio se ci fossi tu con lei? Beh, però così non avrei del tempo da passare in vacanza con te. Ma potrei sempre venirti a trovare. Mi sono sentito molto triste quando hai smesso di venirmi a trovare, sai? È per questo che adesso sono così contento di poter passare del tempo insieme a te. Mi dispiace, Hiro. Vorrei veramente far qualcosa per farmi perdonare. Cosa ne pensi di questo? Questo cosa? Una volta che avremo finito questo campeggio, promettimi che tornerai a trovarci come facevi prima. Ah, io che pensavo che volesse un bacio. Hiro. Oh, la promessa, che carini. Si sono fatti la promessa. Oh, mia mamma sarà così felice di saperlo. Che cosa tenera. Caspita, parlare così con Hiro mi ha ricordato quante cose abbiamo vissuto insieme. Sua madre è stata parecchio debole e malata, da quanto riesco a ricordare. Hiro è sempre stato quello che si è preso cura di lei. E sapere che lui ha preferito fare una vacanza con me piuttosto che stare con sua madre mi fa pensare che ho fatto veramente schifo come amico, che mi sono perso un sacco di cose. Immagino che a lui piaccia davvero stare insieme a me. E io devo fare del mio meglio per mantenere la promessa che gli ho fatto. E mentre sono qui a fare queste riflessioni, l'attività di oggi è giunta alla sua conclusione. E così abbiamo scoperto qualcosa in più sul background del nostro Hiro. Sua madre è malata e di solito lui è a occuparsene. E Hiro, per qualche motivo, aveva smesso di ricevere le visite di Keitaro, chissà perché. Congratulazioni, ragazzi! La giornata della natura è stata un successo! Sono così felice che tutti voi abbiate lavorato così tanto. Natsumi ha fatto un ottimo lavoro pulendo tutta la zona. E abbiamo anche un nuovo giardino proprio vicino alla caffetteria. E poi abbiamo avuto anche degli altri appezzamenti nei confronti della natura. Sono molto felice di sapere che tutti voi vi siete divertiti in un modo o nell'altro. Adesso andate pure a lavarvi e poi ci incontreremo tutti a mensa per cena, d'accordo? Uffa, non ci ha proprio menzionato noi. Già, con tutti i fiori che ho raccolto per rendere questo posto un pochino più accogliente. E non ha nemmeno menzionato le mie tesi da 75 pagine in cui illustravo tutti i modi in cui si potrebbe smettere di sprecare la carta e gli alberi. Forse perché l'hai scritta su carta, ma così è ipotesi mie. Oh, al diavolo. È tutta colpa di Keitaro, andiamo ragazzi. Perché ce l'hanno così tanto con Keitaro? Io ancora non me lo spiego. Oh, finalmente si mangia. Sono super affamato.
Io vado avanti, ragazzi, se poi la pizza finisce non date la colpa a me, ciao. Ma non finirà se arrivo prima io. Oh, voi due almeno fatevi un bagno prima di andare a mangiare. In realtà ho fame anch'io. Via, niente doccia stavolta, eh. E tu, Keitaro, che fai? Beh, io una lavata me la darei anche, di la verità. Va bene, allora ci vediamo alla mensa una volta che sarai pronto. Va bene, Natsumi, va bene. Ah, è stata proprio una giornata divertente oggi. Più tardi magari dovrei mettermi ad aggiornare il mio diario finché mi ricordo ancora qualche cosa. Oh, ragazzi, hanno lasciato aperto tutto. Entrate, entrate. Cosa? Taiga? Ecco perché il nostro bagno era senza acqua. Proprio quando avevo bisogno di rinfrescarmi mi sento così sporco. Probabilmente non hanno pagato le bollette in tempo. State zitti voi due. Siete qui soltanto per darvi una sciacquata. Non voglio che ci vedano mentre usiamo il loro bagno. Taiga, c'è qualcuno alle tue spalle? Ciao. Ah, guarda un po' chi c'è. Il nostro Keitaro. Che cavolo ci fate voi qui dentro? Non l'hai capito? Dobbiamo usare il bagno perché il nostro è rotto. Non lo sai che il nostro dormitorio è esattamente dalla parte opposta rispetto a questo? Forse non vuole condividere il bagno con noi? No, no, fate quello che vi pare. Stai zitto, non è che ti abbiamo chiesto il permesso. Ma che problemi avete, ragazzi? Non abbiamo mai fatto niente, eppure siete sempre così cattivi con me. Oh, cosa? Come osi rivolgerti in questo modo a me adesso? Stavolta le prendi, io te lo dico. Esatto, fagli vedere chi è che comanda qui. È una pessima decisione, viste le circostanze. Metterti contro di noi, siamo molti più di te, hai notato? No. Nessuno verrà a proteggerti questa volta. Cavolo, si mettono male cose per Keitaro, l'hanno veramente circondato. Sto aspettando una situazione come questa dal momento in cui sei entrato nel Camp Buddy. Ma ti levi! Ma ti levi di torno! Ah, stai cercando di lottare oggi? Adesso ti insegnerò io a stare al tuo posto. Solo perché tutti ti trattano come se fossi speciale, questo non significa che tu lo sia. Qui dentro è soltanto business, ricordatelo. Prima tutti ti coccoleranno, si assicureranno che sia tutto perfetto. E poi basterà che tu commetta un singolo errore e tutti si dimenticheranno quello che hai fatto finora. Ma di che stai parlando? Perché ce l'hai con me? Cosa ti ho fatto? Perché te lo dovevi dire? È stato stupido da parte mia tornare di nuovo quest'anno pensando che alle persone potesse essere data una seconda possibilità. Parlano tutti del lavoro di squadra, dell'amicizia. Sì, certo. L'unica cosa che sono in grado di fare questo è dare la colpa alla persona sbagliata senza nemmeno conoscere la verità dei fatti. Deve essere veramente successo qualcosa qui al Camp Buddy. Deve essere successo qualcosa a tutti. Forse lui non ce l'ha veramente con me. Forse spera che io anzi capisca cosa sta dicendo. Cosa potrebbe essere successo per essere così pieno d'odio? Sicuramente gli è successo qualche cosa. Guarda, non ti sta nemmeno ascoltando, Taiga. È come tutti gli altri. Pensa che le nostre opinioni non valgano neanche la pena di essere ascoltate. Ah no, troppa paura di parlare, bimbo. Forse ha solo sete, Taiga. Ma guarda un po' che coincidenza. Sembra che le tazze del water siano belle piene d'acqua. È il momento di mangiare, Keitaro. No, no, non me lo dite. Che ci fate voi qui dentro? Oh, cavolo. Stavamo solo giocando, signore. È vero, Taiga e Keitaro si stavano abbracciando in modo amichevole. Diglielo, Keitaro. No, io le direi anche la verità, di la verità. Oh, guarda che ore sono, dobbiamo andare a mangiare, forse. Sì, sì, ho molta fame. Ci vediamo, Keitaro. Santo cielo, stavamo per mettergli la testa nell'acqua del water. Allora... tu sei Keitaro Nagame, vero? Sì, signore. Stai avendo qualche problema con quei tre? No? Allora perché stai facendo finta di essere loro amico? Perché siamo amici? Non mentirmi. Come fai a chiamarli amici con quello che ti stavano per fare? Ma penso che siano delle brave persone. Magari devo fare del meglio per cercare di capirli, così cerchiamo di cambiare un po'. Belle parole, ma le tue azioni non serviranno molto. Conosco qualcuno che è ostinato quanto te e ci sono delle cose che non potrai mai cambiare, bimbo. Dimmi la verità. Perché sei venuto qui in questo campeggio? Allora, le risposte sono oppure perché sono stato invitato? Per farmi qualcuno, oppure I wanna be the very best like no one ever was. Vabbè, quella dei Pokémon, diciamo che siamo stati invitati, che è la verità. Perché non posso semplicemente dirglielo? Non ce la fai a dirlo, eh? Se non hai veramente uno scopo per stare qui, allora questo posto ha perso il suo significato fin dalla partenza, non credi? Forse questo è il motivo per cui Goro vorrebbe chiudere questo campeggio? O è semplicemente arrabbiato per le cose che stava dicendo lo Scoutmaster? Dai, devo almeno dargli una risposta sensata per fargli cambiare idea. Io volevo crearmi dei bei ricordi con i miei amici. Questo campeggio serve per creare delle cose grandi, in effetti. Questo campeggio, in effetti, è stato creato per creare dei ricordi belli. Qualcosa che uno possa portare con sé per sempre. Ma è molto di più che qualche semplice ricordo con gli amici che potrebbe sparire al primo alito di vento. Ma... smettila. Ho già sentito abbastanza. E ho capito che tu non capisci l'essenza di questo posto. Adesso vai pure. Non voglio però più vederti nei guai con i tuoi finti amici. Sì, signore. Ricordi, eh? È questo che avete visto in lui?
Non so che cosa mi abbia spaventato di più, se il fatto che Taiga mi ha quasi fatto del male oppure la conversazione che ho fatto con Goro. Però adesso la conferma che sia successo qualcosa di negativo qui al Camp Buddy l'anno scorso. Dovrei cercare di non pensarci adesso, mi stanno aspettando tutti in sala mensa. Dovrei tenermelo per me, non voglio farli preoccupare inutilmente. Pessima idea secondo me, Keitar, facevi meglio a parlarne invece. E così arriva di nuovo la notte al Camp Buddy. Oh ragazzi, eccolo Keitaro. Oh scusatemi se sono così in ritardo. Com'è che ci hai messo così tanto? Ti stavamo aspettando tutti. Ah sì, non eri tu quello che lo stava aspettando? Stai zitto uomo lupo. Sei riuscito a farti la doccia Keitaro? Mi sembri esausto. Magari hai solo fame? Keitaro, ti abbiamo tenuto qualcosa da parte. Oh grazie, sei molto fortunato che sia rimasto qualche cosa. Questo posto era strapieno fino a pochi minuti fa. C'è qualcosa di strano Keitaro? È successo qualcosa? No no, sto bene, ho solo molta fame. Guarda che non mi prendi in giro. In realtà stavo cercando di ricordare cosa è successo ultimamente per poterlo scrivere nel mio giornale stanotte, ma... Ah, e perché non l'hai detto subito? Dai ragazzi, aiutiamo Keitaro a scrivere la sua pagina di diario. Mi sembra un'ottima idea. Ma il mio diario è rimasto negli spogliatoi. Ma non è vero, ce l'ho proprio qui. Ma come? Ma come ce l'hai tu? Da quando ce l'hai tu? Sono sempre preparato quando si parla di te, Keitaro. Oh, ancora a parlare di quello stupido blocchetto? Dai, non comportarti come se non te ne fregasse niente. È tutto il giorno che ti chiedi se Keitaro ha scritto di te oppure no. Scommetto che hai già spiato per dare un'occhiata. Ma senti chi parla, sei tu quello che l'ha rubato a Keitaro senza dire niente? E a proposito, sono sicuro di non essere in quello stupidissimo taccuino. Veramente ho già scritto qualcosa su di te, Yoichi. Mi sa che siamo inclusi un po' tutti quanti, vero Keitaro? Esatto, ci sono anch'io. Ma certo Hunter, sì ma sicuramente io sono quello di cui hai parlato per più tempo. Io sono il tuo migliore amico dopo tutto. Dai dai, cominciamo a scrivere piuttosto. Questa è l'ultima cosa che hai scritto Keitaro? È l'ultima, parlavo del secondo giorno quando ci siamo messi a prepararci per il viaggio. Ah ok, allora adesso devi parlare del tuo primo viaggio fuori porta, quando abbiamo campeggiato fuori. Qual è la cosa che ti ricordi di più di quel giorno? Allora attenzione, qui dobbiamo ricordare, attenzione alla ship. Abbiamo acceso il fuoco con Natsumi, abbiamo preparato il marshmallow perché ce l'ha dati Yoichi, la cena l'abbiamo mangiata perché ce l'ha fatta Hiro e la tenda l'abbiamo montata con Hunter, quindi la cena. Mi ricordo di aver mangiato della buonissima pasta alla zucca. Ma come? Ma veramente abbiamo mangiato i marshmallow per cena? Questo che voi pensavate ragazzi? Questi due si erano portati la cena da casa senza neanche invitarci. Ehi, l'avevo fatta soltanto per Keitaro. A proposito, non sarebbe stata abbastanza per noi due se l'avessimo condivisa? Dai, dobbiamo aiutare Keitaro col suo diario adesso, non dobbiamo litigare. Comunque sia, adesso che abbiamo ricordato un momento importante per la giornata di Keitaro, dobbiamo cominciare ad aiutarlo a scrivere, no? Ok, dobbiamo fare il minigame adesso. Ricordiamoci, dobbiamo scrivere le parole giuste, quindi andiamo. Sì, siamo pronti, yes. Assolutamente yes, veloce. Cosa mi ha dato Yuri per scrivere i ricordi? Il journal, veloce, veloce, velocissimo. Il nickname che ho dato a Yoichi è Wolf Boy. Wolf Boy. Vai, abbiamo fatto che cosa alla prima notte nel campeggio? La tenda insieme. Lo faccio vedere ogni volta perché ci tengo insieme tutte le mie spilline. Sash, la fascia, quello che è. L'ho rubata dal bucato di Mister Perfezione, la biancheria, quindi underwear. Underwear. Underwear, dai, sbrigati, sbrigati. Ok, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo scritto tutta la nostra pagina, quindi possiamo vedere il nostro diario adesso e poi possiamo continuare, perché poi siamo andati a dormire, abbiamo dormito tutti appiccicati, che cosa bella. Oh, direi che per oggi abbiamo scritto abbastanza. Abbiamo finito poco prima che spegnessero le luci. Wow, siamo stati qui per un bel pezzo. Però è stato divertente, dai. In realtà mi ha sorpreso molto il fatto che Yoichi sia stato qui fino alla fine. Non farti l'idea sbagliata, non avevo niente di meglio da fare oggi. Adesso che abbiamo finito tutti, direi che possiamo anche andarcene a dormire, dai. Possiamo tornare negli spogliatoi e riposarci un po'. Grazie ragazzi per avermi aiutato a scrivere. Oh, figurati Keitaro. Basta che tu me lo chieda e ti aiuterò a ricordare tutti gli eventi del giorno. Che cosa romantica. Sono molto felice di aver passato un po' di tempo con loro stasera. Pensavo che sei rimasto arrabbiato tutta la sera per vedi quell'incidente con Goro e con Taiga, ma sono fortunata ad avere i miei amici che mi tirano sempre sul morale. E fu così che sorse di nuovo il sole al Camp Buddy per dare inizio al giorno 6, ma noi questo lo vedremo nella prossima puntata. Detto questo, vi ringrazio tantissimo per essere stati con me fino ad ora e mi raccomando scrivete nei commenti cosa pensate che sia effettivamente successo, senza fare spoiler mi raccomando, se già lo sapete non ditelo perché altrimenti rischiate di rovinare il gioco a qualcuno. Grazie a tutti, alla prossima con il magico mondo delle ship gay e Kira te la love, ciao! E oh! Quando arrivano le scene zozze, tutti le stiamo aspettando, eh? Ciao ciao!